L'Aquila si candida ad ospitare i campionati universitari nazionali per il 2019. Il presidente del CUS, professor Bizzarri, è in addirittura d'arrivo con la preparazione del fascicolo che sarà presentato nei prossimi mesi. Sì, assolutamente sì. Noi avevamo già quest'idea da un po' di tempo. Ripartivamo un po' dalla candidatura dell'Aquila alle Universiadi fatta nel 2010 dal compianto presidente nazionale Coiana. Fallita quella situazione, abbiamo pensato di riproporla come campionati nazionali universitari all'Aquila, un campionati che non sono stati mai fatti nel 2019, a 10 anni dal tremendo terremoto. Avevamo già fatto la richiesta al sindaco Cialente senza ricevere risposta. La nuova amministrazione ci ha risposto immediatamente, come ci ha risposto la rettrice, il presidente della regione, la fondazione Carispac e anche Barattelli, che rappresenta naturalmente gli imprenditori. Dobbiamo completare tutta la documentazione entro maggio dobbiamo presentarla al Comitato Nazionale del CUSI. Siamo in gara con altri due CUS, due città importanti, Bari e Cagliari. A noi le sfide ci piacciono, per cui vedremo poi quello che succederà. Ecco, questa è l'occasione però anche per scattare una fotografia sullo stato dell'impiantistica sportiva in città. Da questo punto di vista viene un po' da pensare, no? Di come l'Aquila possa competere. Sì, certo, soprattutto in questi giorni, visto un po' la situazione del palapattinaggio, tutti continuano a chiamarlo palazzetto dello sport, ma quello è un palapattinaggio, che purtroppo aver tolto il tetto prima di poter iniziare è stata una scelta non scellerata. Di più, ha ragione l'amico Miconi quando dice che adesso bisogneranno trovare altri soldi per rifare anche il manto. C'è il ritardo del palazzetto dei giapponesi, quello a Centicolella, dovevano ripartire, speriamo che questi fondi CIPE arrivano realmente e possa ripartire anche quel palazzetto. Da questo punto di vista è la cosa che un po' più mi preoccupa, perché prima di deliberare la Commissione Nazionale, prima di deliberare a chi dare i campionati nazionali universitari, loro fanno per obbligo, per statuto, un sopralluogo e vanno proprio a vedere non solo le strutture sportive messe a disposizione, ma anche la recettività. E per quanto riguarda le strutture sportive ho qualche problema, qualche dubbio, ma noi ce la giocheremo fino alla fine. Si fa in tempo eventualmente ad ultimare gli interventi in corso e a fare gli altri necessari entro il prossimo anno? Ma assolutamente sì, perché se loro vengono a visionare e comunque ci dovessero dare i giochi del 2019, loro poi tornano, diciamo, a metà anno e a fine anno a controllare se il tutto sia a posto, per avere giustamente il tempo di dare eventualmente i giochi ad altre città. È un po' come le Universiadi, voi sapete che le Universiadi nel 2019 si faranno a Napoli, la Commissione Internazionale più volte sta andando a Napoli proprio per controllare se i lavori vengono fatti e i tempi se vengono rispettati.